Le quantità stimate di rifiuti complessivamente interrati in modo illegale nelle 5 aree sequestrate l'11 aprile scorso nel corso dell'operazione Blackland dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dei Carabinieri del NOE del capoluogo pugliese del Comando Provinciale di Foggia sono pari a quasi 300.000 tonnellate. Sono gli esiti delle operazioni di carotaggio a seguito degli scavi eseguiti dal consulente tecnico nominato dai magistrati. Le aree sono di proprietà privata, le tipologie dei rifiuti interrati rinvenuti sono tre. La prima, quella dei solidi urbani, non differenziati, interrati da poco e per i quali il processo di decomposizione non è ancora iniziato. La seconda tipologia è quella che si riferisce ai solidi urbani in avanzato stato di decomposizione, cioè interrati da più tempo, di aspetto nerastro con estremamente maleodoranti. Sono caratterizzati dalla presenza di valori di carbonio organico totale elevati e quindi dopo la bonifica andranno smaltiti destinandoli a idonei ed aree autrezzate. La terza tipologia è quella dei terreni e delle sabbie venuti a contatto con le prime due, che presentano valori analitici superiori ai limiti delle concentrazioni di soglia di contaminazione per i siti ad uso commerciale e industriale in alcuni casi e per i siti ad uso verde pubblico, il tutto campionati e analizzati. L'interramento dei rifiuti è stato effettuato in zone che non avrebbero potuto e dovuto essere abilitati a ciò, non essendo assolutamente idonei allo scopo, peraltro immediatamente adiacenti a zone agricole e coltivate. Allarme mucillagine, sale la preoccupazione dei pescatori. È di queste ore la notizia che al largo delle coste di Manfredonia, uno spazio d'acqua che va da Vieste a Marghera di Savoia, persiste il fenomeno della mucillagine. La mucillagine è un fenomeno prodotto dagli alghi attraverso le naturali funzioni biologiche. Quando però questo fenomeno viene replicato con eccesso, si è di fronte a quello che i pescatori prendono nelle reti, ovvero la fanghiglia. Pescare fanghiglia significa non pescare nulla, riempire la barca di materiale organico e compromette il pescato di una battuta che inevitabilmente ha dei riflessi sull'intera economia del pescato giornaliero e sottopone il pescatore a problemi di sicurezza a bordo perché il componente è molto scivoloso e determina un eccessivo sforzo e perdita di tempo per la pulitura della rete. Il fatto è che il nostro mare si sta riempiendo di questo componente organico, spaventando molto gli operatori del settore della pesca e non solo, per le ricadute che questo fenomeno potrebbe avere sull'intera economia cittadina. Sono circa 180 le imbarcazioni e 400 famiglie che ogni giorno trovano reddito attraverso questa attività. L'Unione Pescatori, l'Associazione Pescatori di Manfredonia, spiega che questo fenomeno si aggiunge a una situazione di contesto difficile, in quanto i pescatori hanno già diversi problemi che investono la valorizzazione del pesce, le normative europee e la presenza sui mercati di pesce proveniente dall'estero. Il clima che si respira sul porto è la rabbia e la voglia di mobilitazione e il governo non può essere rigido nella sua decisione a produrre un fermo biologico, così come disegnato porterebbe i pescatori a lavorare per un altro mese. Inoltre le famiglie dei pescatori aspettano ancora i soldi che si riferiscono alla cassa integrazione guadagni in deroga del 2013. Carnevale 2014, dal comune liquidati gli ultimi 112.000 euro. Con determinazione dirigenziale liquidata in favore dell'Agenzia del Turismo per la promozione del territorio, la somma di 112.500 euro a saldo delle risorse assegnate con la delibera del febbraio 2014 per la realizzazione della 61esima edizione del Carnevale di Manfredonia. Il Comune si è avvalso dell'attività dell'Agenzia del Turismo per la realizzazione della 61esima edizione del Carnevale, assegnando alla stessa agenzia un contributo complessivo pari a 212.500 euro. A titolo di anticipazione, però, la somma pari a 100.000 euro. Laboratorio Urbano Culturale, prosecuzione della gestione temporanea alla cooperativa Pandemia. Con delibera di giunta, atto di indirizzo per la prosecuzione dell'affidamento temporaneo del LUC per ulteriore periodo di 4 mesi in favore della cooperativa Pandemia. Prevista una spesa complessiva di 17.400 euro per la copertura finanziaria del servizio di gestione del LUC fino al 31/12/2014. Espresso inoltre atto di indirizzo per la congrua dilazione dei termini per la presentazione delle offerte relative alla nuova gestione del LUC, tenendo conto della particolarità del bando e del concomitante periodo estivo.
Sabato scorso è stata presentata la nuova edizione del premio Re Manfredi, cultura e spettacolo per la promozione del territorio, e questo è lo slogan del premio internazionale di cultura Re Manfredi, giunto alla sua 23ª edizione. Il premio è stato presentato nel chiostro di Palazzo San Domenico. Il presidente Giovanni Tricarico, organizzatore della manifestazione, ha sottolineato che il premio è un appuntamento privato con il sostegno prevalentemente degli sponsor privati. Comunque anche quest'anno non mancherà il sostegno degli enti pubblici, dal comune di Manfredonia alla regione Puglia e l'ente Parco Nazionale del Gargano. Essere di partenza la 23ª edizione del premio internazionale di cultura Re Manfredi, Giovanni Tricarico, un appuntamento oramai irrinunciabile per l'estate sipontina. Certo, ormai siamo alla 23ª edizione ed è un evento consolidato che noi insistentemente lo comunichiamo come immagine della città per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Quest'anno un grande progetto che sicuramente non è legato solamente al premio Re Manfredi come serata di cerimonia finale, ma un progetto per la città, per la cultura e l'alimentazione della cultura a Manfredonia. È stato sempre così, di anno in anno cerchiamo di migliorare, di affinare, ma il canovaccio è quello, premiare i personaggi illustri che onorano la nazione e perché no anche a livello internazionale, e insieme con loro i talenti del nostro territorio. Difatti quest'anno abbiamo tra i premiati l'ammiraglio Guerra, abbiamo anche l'avvocato Michele Latorre, e però è il soprano, l'eccezionale soprano Francesca Rinaldi. A fianco a loro abbiamo personaggi di rilievo internazionale, quale Abraham Karpas, che è uno scienziato della Università di Cambridge, giusto per intenderci lo scienziato dell'HIV, che sarà premiato dal virologo Giulio Tarro, già premio Re Manfredi nelle prime edizioni. Ci onoriamo di premiare il professor Roberto Garofoli, al Ministero della Finanza e dell'Economia, e sarà premiato dal sottosegretario Gozi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Comunità Europea. È stata voluta per affiancare alle iniziative varie del premio, la danza, la musica e quant'altro, la poesia, perché anche quella è una che ha diritto, pieno diritto di esistere nel nostro premio. E quest'anno, proprio ieri, abbiamo avuto il piacere di proclamare, non io che sono un semplice segretario in questo caso, ma la giuria ha potuto proclamare, per esempio per le poesie edite, la silloge si chiama, è intitolata "I viaggi veri conducono non più lontano ma più vicino", è di un poeta, Paolo Borsoni di Ancona, che è un vecchio concorrente, perché tanti sono fidelizzati nell'arco degli anni al nostro concorso, e come invece è stata una new entry, veramente un exploit, la vincitrice delle poesie inedite è la signora Rossella D'Alba di Foggia. Dopo l'ottimo successo della scorsa edizione, Daniele Salvatore di nuovo alla nomina di direttore artistico della 23ª edizione del premio Re Manfredi. Come parte questo premio? Ma le prospettive, speriamo che al pubblico piace, gli ospiti ci sono, la location è diversa rispetto all'anno scorso, vedremo un po' come verranno i nuovi risvolti anche scenografici, però noi ci auguriamo tutto bene, è il massimo che possiamo dare, più di questo non possiamo fare. Quali sono gli ospiti della serata? Allora, quest'anno presenta Natalie Caldonazzo, che ovviamente è molto famosa perché ha fatto sia il Bagaglino con Pippo Franco, con Lionello, poi lavora molto in teatro, è stato l'ex compagna di Massimo Troisi, insomma penso che è un personaggio che conoscono tutti. Poi abbiamo Ambeta da Romani, che prende il premio nel settore danza. Ecco, qui devo aprire una piccola parentesi, perché doveva essere accompagnata da Macario, che sarebbe a parte il suo compagno, ma anche il primo ballerino del San Carlo di Napoli.
però purtroppo si è fatto male, però viene sostituito da un fior di ballerino, Hector Budila, che tanto di cappello farà da partner ad Ambeta. Poi abbiamo Tognazzi per la questione cinema, teatro e TV, dove farà un monologo che poi decideremo insieme, diciamo, quando lui verrà a Manfredonia, cosa vuol decantarci. Poi abbiamo gli ospiti, vabbè, a parte Dan Peterson, che è un altro premiato per lo sport, e i due ospiti d'eccezione che sono Enrico Ruggeri e Nicolò Noto. E guardai il viso, biondo era e bello, e di gentile aspetto, ma non decigli un colpo aveva diviso, quand'i mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai. E disse: or vedi, e mostrommi una piaga al sommo il petto. Poi, sorridendo, disse: io sono Manfredi, nipote di Costanza imperatrice, onde io ti prego che quando rieni vada, mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dichi il vero a lei, s'altro si dice. Poscia ch'io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a colui che volentier perdona. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente, allora avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarìano ancora in coda al ponte presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il vento al di fuor del regno, quasi lungo il verde, dove le trasmutò al lume spento.